Salve a tutti, andiamo a dare uno sguardo ai mercati prima dell'apertura della sessione europea, iniziando come sempre dall'euro-dollaro. Euro-dollaro ha ritestato l'area sugli 1,2170, che era prima resistenza, adesso ritestata come supporto, è schizzato di nuovo in su, adesso è alle prese con l'area sugli 1,223 che farà da resistenza. Stiamo a vedere se riuscirà a superare quest'area per arrivare poi ai massimi sugli 1,23. 1,23 con possibilità di andare anche sugli 1, diciamo in quest'area qui, sugli 1,23,5, 23,8. Sterlina. La sterlina, vi ho postato anche un grafico ieri, effettivamente è andata al rialzo come diciamo avevamo immaginato, dopo aver sostanzialmente trovato un supporto, questo pavimento qua sugli 1,41,8 è salita su fino a toccare gli 1,42 per poi tornare indietro. Adesso è sempre sugli 1,41 e 800, vediamo se ritesterà, avrà la forza di ritestare gli 1,42. Il trend è comunque ancora bullish, potrebbe diventare bearish solo una rottura degli 1,41 e 75. Petrolio ieri è andato molto in basso, sostanzialmente è ritestato il livello di 62, adesso è di nuovo a ridosso di quel livello, il prezzo sta continuando a insistere in quest'area, ha toccato un minimo di 61,64 per poi andare però piano piano a recuperare. Una candela oraria sopra i 62,25 potrebbe essere anche un'occasione di acquisto verso un target verso i 63,75. La rottura al contrario dei minimi sui 61,60 porterà il prezzo probabilmente ancora più in basso a testare quest'area sui 60,60, che è un importantissimo supporto, e poi c'è il livello psicologico di 60 per poi arrivare ai minimi sui 57,50. Stiamo un po' a vedere, va diciamo a intercettare anche una trend line che parte da qui e si ferma qua, potrebbe essere un buon occasione questa di acquisto, un prezzo sui 61,80 perché va a intercettare sia un supporto statico che uno dinamico. Staremo un po' a vedere. Andiamo a vedere i mercati. Azionari ieri molto bene, azionari veramente molto bene, perché iniziamo dal Nasdaq che ieri è esploso al rialzo. Guardate, da 13.150 siamo andati a ridosso sui 13.550 in maniera anche piuttosto sorprendente, mi aspettavo una maggiore resistenza sui 13.400, invece è andato, e anche 13.450 sono stati rotti, anche se poi li ha ritestati per poi continuare a ripartire al rialzo. Adesso arriviamo in un punto un po' diciamo pericoloso, dopo aver rotto questa resistenza sui 13.380 potrebbe anche ritestarla su un giornaliero per ripartire di nuovo su, o può anche andare direttamente a cercare oggi in 13.750. Sull'orario sta comunque tenendo questo supporto intorno all'area 13.500 finché rimane impostato sopra i 13.490, è senza dubbio un'occasione
sembra più proiettato verso l'alto, una rottura con volumi sotto i 13.490 potrebbe significare una correzione più profonda, intorno agli 13.380. Bene, anche l'S&P 500 ieri che ha recuperato anch'esso, grafico simile, dai minimi sui 4.090-4.100 si è arrivati al test dei 4.170, anche qui abbiamo un supporto sui 4.159. Vedremo se riuscirà a rompere i 4.170 per andare a ritestare i massimi a 4.200, poi 4.228, 4.100, quindi 80 è la resistenza che deve cercare di superare. Primo supporto sui 4.100, secondo supporto sempre sui 4.060 che fino adesso sta funzionando come supporto statico importante. Concludiamo con il mercato azionario con GER30. GER30 è salito un po' di meno rispetto agli altri, perlomeno era salito già parecchio negli scorsi giorni e oggi sembra ben posizionato perché diciamo dopo questo minimi sui 14.960 è andato sempre più su, in questo momento sta lateralizzando sui 4.400, 15.400, 15.340. La rottura di 15.400 lo riporterà di nuovo a 15.500. Attenzione invece alla rottura a ribasso di 15.350, che potrebbe portare a una correzione più profonda fino all'area 15.300 in prossimità della media 50 periodi. Quindi attenzione a questi livelli 15.400, 15.350 dove sta sostanzialmente lateralizzando. Concludiamo con il Bitcoin. Bitcoin ieri è andato sopra i 40, però è stato respinto dall'area 42. Vedete bene questo doppio massimo sull'area 42. Area 42 fa da resistenza. Adesso è da capire se si tratta di una fase di compressione della volatilità e il prezzo si chiuderà in uno spread tra 42 e 39. Anche qui siamo sui 39, potrebbe fare da supporto, oppure se riandrà di nuovo più in basso a ritestare area 35 fino area 30. Importante la tenuta del livello quindi 39, per ulteriori rialzi si deve superare il livello di 42. Attenzione, dovesse superare questo livello, al livello di 45-181, dove c'è una importante resistenza statica e la media mobile a 200 periodi sull'orario. Vi ringrazio per la vostra attenzione, buon trading a tutti e ci risentiamo lunedì prossimo. Buon fine settimana e a presto.